Ci troviamo nello spazio San Pancrazio, nel punto più a nord del quartiere di Castello, nella città di Cagliari. È tra i siti monumentali più originali e interessanti della città perché difende uno dei punti nevralgici insieme ad un complesso fortificato capeggiato dalla torre di San Pancrazio. La fase della sua costruzione segue di almeno un secolo quella dei primi elementi difensivi che cingono il quartiere di Castello e in particolare lo spazio San Pancrazio si fonda su un'area che durante il viceregno del Dusai, siamo ormai sul finire del 400, segna una zona che necessita di un'ulteriore difesa di questa parte della città, in quanto Cagliari risulta ben munita di torri, fortificazioni, di cortine, di mura, ma in questo punto particolare il re e i tecnici del periodo decisero di rinforzare il punto con un baluardo, appunto nei secoli viene utilizzato questo termine, che venga edificato per difendere ulteriormente questa zona. Già nel momento in cui nacque il baluardo entrò in disuso perché l'artiglieria intanto era già sviluppata anche nelle guerre di conquista dell'Italia e per cui il blocco venne nel tempo lasciato e difeso a sua volta da altri spalti, da altri sistemi fortificatori che oggi danno spazio alla cittadella dei musei della città. Il proseguimento, la vita di questa struttura edilizia fu strettamente connesso nei secoli all'amministrazione carceraria. Da zona difensiva, tutta questo complesso di edifici, di volumi, di spazi contigui, comunicanti tramite sotterranei, tramite passerelle, gallerie, viene ideato, viene modificato affinché la torre diventi già nel 500 sede di carcere, con l'annessione di tutta una serie di servizi, di locali che vengono individuati ed eretti nei cortili circostanti e nel secolo successivo, nel XVII, anche la cortina pisana che chiudeva la piazza Indipendenza viene sovredificata con spazi che diventeranno il tribunale. Per cui tutta questa amministrazione carceraria che si sostituisce al ruolo difensivo del complesso di San Pancrazio, ecco che evolve, aumenta i volumi, aumenta diciamo i servizi e finché nel corso del tempo arriviamo al periodo preunitario, siamo ancora sotto il regno di Sardegna, e le amministrazioni carcerarie nella prima metà dell'Ottocento devono essere forniti dei locali dell'infermeria del carcere. Ogni carcere deve avere un servizio sanitario che permetta in ogni caso il controllo della salute dei prigionieri. La superficie individuata per costruire questa infermeria la troviamo anche nel blocco qui presente di questo importante plastico che riproduce tutto il complesso. Vengono edificati proprio sulla sommità dell'antico baluardo d'Usai e edificati dei cameroni con finestre inferriate, ovviamente ci troviamo sempre in un ambiente carcerario, e adibito proprio a quest'uso sanitario. Con l'Unità d'Italia e con la cessione di tutto l'apparato carcerario al Ministero per i beni culturali, il Ministero per la Pubblica Istruzione, ramo Belle Arti di fine Ottocento, tutta la struttura viene consegnata
all'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti e preso alle cure, dato alle cure dell'allora funzionario, ingegnere architetto Dionigi Scanu. E da qui la riconquista, se vogliamo anche questo riscatto, di un luogo che è sempre stato frequentato dalla sofferenza, dalla reclusione, ecco, degli spazi straordinari, dei monumenti che vengono restituiti alla comunità e al patrimonio culturale della città e dello Stato. Siamo in un momento molto importante per quanto riguarda la ricostruzione nazionale italiana. Dionigi Scanu partecipa a questo enorme discorso della ricerca di questo simbolo, di questo significato anche in architettura della identità nazionale. Soprattutto la Torre di San Pancrazio assume quasi il simbolo di questo recupero, soprattutto dello stile romanico, che meglio riflette questa civiltà italiana, questa identità italiana che va a comporsi. Sono anni in cui praticamente l'Italia non ha neanche mezzo secolo di vita, per cui questa fatica della ricostruzione del paese è piuttosto impegnativa. Ma anche la cultura, questi procedimenti culturali per riappropriarsi anche degli antichi simboli del Medioevo, ecco, confermano questa sorta di compartecipazione alla storia di questo nuovo paese. E la Sardegna e Cagliari fanno la loro parte. San Pancrazio viene riconsegnato alla dignità storica e alla sua fruizione e tutto il complesso passa all'amministrazione dell'Ufficio per la conservazione dei monumenti. Lo stesso museo archeologico che ancora oggi ammiriamo in Piazza Indipendenza viene costruito sul luogo dell'antica direzione carceraria. Per cui Dionigi Scanu crea un complesso, ancora una volta, intercomunicante con spazi storici di una importanza enorme, e a questo discorso ovviamente partecipa anche San Pancrazio, che diventa luogo di magazzino, di ripostiglio, di laboratorio per le varie manutenzioni e per i vari depositi, da reperti archeologici a quelli delle strutture espositive. Insomma, dei luoghi che sono accessori al museo, che ancora veniva definito un museo archeologico. Siamo intorno al primo decennio del Novecento e tutta questa zona di Cagliari, tra Piazza Indipendenza e Piazza Arsenale, ecco, diciamo che inizia l'attività di tutela per tutto ciò che riguarda il patrimonio. Da quello archeologico, siamo in un momento di fermento culturale per quanto riguarda anche l'archeologia e ovviamente tutte le materie culturali che gravitano intorno alla storia. San Pancrazio continua la sua storia legatissima agli uffici dediti alla cultura e alla sua tutela e nel tempo viene inserito in programmi di restauro, ma dobbiamo arrivare oltre al dopoguerra e ai grandi progetti di rivalutazione del luogo, soprattutto con i restauri della Cittadella dei Musei. Lo stesso complesso di San Pancrazio ha la possibilità, proprio questa grande attrazione nei confronti delle sedi museali della Cittadella, in quanto possiede un antico ingresso istituito proprio dal viceré d'Usai che era prospiciente al primo cortile della Cittadella dei Musei. Un ingresso che venne obliterato nel corso dei secoli, soprattutto a tutela dell'amministrazione carceraria. Questo varco, per cui viene ripreso in esame, soprattutto negli anni 80 del Novecento, quando iniziarono altri lavori di recupero a completamento di tutte le sedi espositive della Cittadella, dove confluirono Pinacoteca Nazionale, Museo Archeologico, i padiglioni
del Museo Civico Orientale e anche la collezione etnografica regionale. Per cui tutta questa compresenza di espositiva favoriva anche il recupero di questo spazio con interventi veramente importanti, in quanto i locali più inferiori del blocco erano riempiti di terra già da tempo immemorabile dal disuso appunto del baluardo, e con il recupero degli spazi del primo livello, uno di questi è quello in cui siamo presenti e che ospiterà poi i reperti che vediamo, che, insomma, che ci accompagnano lungo la discussione, e anche un altro salone contiguo che persiste, che esiste ancora pressappoco allo stesso livello. Lanciati, mandati avanti questi lavori di restauro, ecco che San Pancrazio dà vita anche al baluardo d'Usai. I grandi volumi che si riescono a recuperare prevedono nel progetto una struttura autoportante in acciaio, ben leggibile, ovviamente perché è in vista, e con attenti studi alle quote, alle resistenze e agli spazi, ecco che la soprintendenza, alla fine, tra la fine degli anni Ottanta e tutto il corso del 90, va a restituire alla comunità questo enorme patrimonio architettonico, recuperando tutto il baluardo d'Usai e i nuovi volumi, insomma, ottocenteschi dell'infermeria del carcere, per tramutare questo spazio originariamente nato per la difesa, utilizzato dalle carceri, per diventare un grandioso spazio culturale che, almeno dal 2000, funzionante dal 2003 nella sua vocazione, e che nel corso degli anni fino ai nostri giorni è diventato veramente uno dei poli d'attrazione culturale più importanti della città, sia per le manifestazioni, per le mostre, per laboratori, per attività didattiche, per simposi, conferenze, insomma, tutto ciò che riguarda anche la trasmissione all'esterno di tutti gli eventi culturali degli uffici del Ministero Beni Culturali, oggi il Ministero della Cultura, e sono stati svolti. Ancora tra gli ultimi anni, l'individuazione di San Pancrazio per contenere anche definitivamente una collezione museale importantissima tra i beni inventariati nell'ambito delle opere della Pinacoteca Nazionale, ecco i reperti lapidei che non trovavano anzi ancora una collocazione ben stabile e soprattutto definitiva, in quanto dall'inizio dell'amministrazione, proprio dalla creazione dell'Ufficio della Conservazione dei Monumenti, stentavano, insomma, ad avere una definizione e una esposizione nei criteri più moderni, e per cui si è individuato in questa sede il luogo per poter ospitare tutti quei materiali che in realtà hanno trovato la loro definitiva e naturale collocazione stabile in uno spazio dove la pietra è veramente filo conduttore di tutta la storia di questa città. Una pietra che dà il colore alla città e che può continuare a dialogare con i reperti della storia che provengono sempre dai sistemi fortificatori, dalle rovine delle chiese, da sottosuolo, da ritrovamenti fortuiti, per cui qui trovano ricovero e fanno parte, costruiscono a loro volta altre pagine della storia cittadina. Da Lapo Saltarelli, che ricordiamo e che inseriamo nelle celebrazioni dantesche del 2021, ecco, da Lapo che ormai trova la sua privilegiata, non so, quando è stata allestita il lapidarium, questo ancora non era previsto, però l'idea di questa musealizzazione, diciamo, poi ci ha dato naturalmente la possibilità di partecipare a questo grande evento nazionale, anzi internazionale, perché Dante è internazionale, e
all'appello presentare la Sardegna, anche con questo manufatto, anche con questo semplice elemento, con questo semplice parallelepipedo, che però in pochi righi esprime il concetto, la testimonianza e la memoria di un personaggio che è tra i protagonisti dei versi della Divina Commedia. E questo legame con la grande storia, ancora una volta, ci dice che questa isola, che questa regione sarda, veramente, anche questa sua straordinaria posizione strategica nel Mediterraneo occidentale, ha molti fili da legare con le coste, molti fili da stringere, da collegare con tutti i versanti della storia. Per cui essere sardi significa anche questo, significa anche partecipare ai grandi eventi della cultura internazionale.